Vediamo oggi il comando late che ci permette di fare la rivoluzione di una qualsiasi figura intorno a un asse. È un comando non molto complesso, ma che ha sicuramente delle applicazioni interessanti, soprattutto se lavorate in una certa maniera. Disegniamo una spline qualsiasi, che può essere o chiusa o aperta. Può essere ad esempio questa. Magari in questa maniera qui, assolutamente casuale. Clicchiamo su Modify, scegliamo Late, scegliamo intorno a quale asse vogliamo farlo ruotare, se al minimo della figura, al centro della figura o al massimo della figura. In questo caso normalmente si disegna al minimo, cioè la parte più a sinistra, e otterremo un solido di rotazione. Il numero di segmenti ci dà la finitura della superficie più o meno e abbiamo la possibilità di sezionarlo. Quest'ultima non dimenticatela perché è abbastanza importante. Weld Core non farà altro che chiudere determinate superfici che altrimenti resterebbero aperte o comunque non chiuse. E questi sono gli assi di rotazione. Lungo X, lungo Y, che è quello che abbiamo visto al massimo, e lungo Z. Come dicevamo, può essere fatto anche con spline chiuse. Ingrandisco un attimo front, prendo una linea. Ci si può fare per esempio un bicchiere. Molto di fantasia. Che sfrutti, diciamo, un pochino il mezzo. Quindi arrivato qui, diamo un certo spessore a quello che stiamo facendo. Aggiustiamo i vertici che vanno in direzione opposta al nostro progetto. Tutto se sono corner di Bézier. Dopodiché riandiamo su Create e rifacciamo Late di nuovo mettendo il minimo. Eccolo qui. Se lo vediamo più dettagliato, che un bicchiere sembra una coppa. Vedete? Questo è senza Weld Core, c'è questa raggiera qui. Non chiudo su questo punto. Questo difetto si elimina in questa maniera qui. Se lo vediamo completamente nero, la cosa migliore è fare flip normal. Vedete, c'è anche un difetto, tra l'altro, che è questa spline centrale, che è generata dal fatto che insiste questa qui. Molte volte è difficile modificarla in un secondo momento, quindi bisogna, vedete, in questo caso bisogna fare flip normals. Bisogna eliminarle prima. Sono errori che dipendono dalla rotazione, sono dei punti isolati. Bene, questo è abbastanza semplice, però può avere un'applicazione molto interessante, cioè non si riduce soltanto a questa semplice applicazione. Una, per esempio, di applicazione può essere quella di lavorare sull'asse. Possiamo infatti spostarlo a destra e a sinistra, emulando quel minimo, center e massimo, e trasformarlo in altre forme. Quest'altro, tra l'altro, quest'asse può essere anche ruotato. Vedete? Lungo tutte le componenti. Questo può lavorare abbastanza sulla fantasia. Un esempio tipico che si può fare, abbiamo la nostra primitiva, selezioniamo l'asse, clicchiamo su Auto Key, che è l'animazione, fissiamo la prima chiave, andiamo per esempio al 50° frame e ruotiamo tutto quanto su X, andiamo per esempio al 100° e ruotiamo tutto quanto su Y, per esempio, in modo da avere un'animazione che lavora in questa maniera qui.
portare quest'asse lontano e ruotarlo. Darci una mano a fare tutta quanta una serie di operazioni di modellazione che possono essere molto interessanti. Certamente non si può avere in testa una forma e lavorarci in questa maniera, però per la modellazione astratta è abbastanza interessante.